Don Giovanni è un titolo sempre irresistibile perché è, come sapete tutti voi, è un cimitero per registi. Nessuno è mai contento con la regia di Don Giovanni. Devo dire, no, famosamente Giorgio Strehla ha detto, dopo la prima di quello con Riccardo Muti alla Scala, il grande Giorgio Strehla, questo mi ha detto Riccardo Muti stesso, ha detto non abbiamo fatto Don Giovanni. Quindi è difficilissimo, perché? Perché non esiste. Perché non esiste e bisogna in qualche maniera per un attimo provare, intrappolare per un attimo sul palcoscenico. E dovete immaginare l'impatto delle prime battute della sinfonia alla prima mondiale, un pubblico che ha sentito un mese prima. Sinfonia di Figaro, bellissimo, divertente, brillante. Tornano 8 mesi o qualcosa dopo per la prossima di Mozart, Don Giovanni. Cosa succede? Per un pubblico di quell'epoca, musica modernissima, bruto, dissonanza, aggressiva nelle prime battute. Che cosa significava quella? Subito un colpo che questa sera sarà una serata unica, non è Figaro. Vi sfido con questo terrore, con questo impatto. Cosa succede? Qualche mese prima è morto da padre di Mozart. La vita di Mozart, come sappiamo tutti, è una vita tristissima, no? Brillante, a quell'età ha girato tutto il mondo suonando sull'autorità del padre. Non è mai cresciuto, immaturo fino alla fine, con divertentissimo, brillante, geniale, emozionalmente stunted, come si dice? Stunted, come un albero che non cresce. Proprio